Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Cime in questo nuovo video di Immortal Phoenix Rising. Bene, andiamo a fare appunto quella cosa che vi dicevo. Ho trovato due rocce qua che ho fatto un casino. Beh, evidentemente sì. Appunto ci davano la possibilità di poter fare quel pezzo. Speriamo che non faccia un'altra cacata. E insomma, andiamo a vedere. Evidentemente sì. Quindi non posso farci un cazzo? Beh, sono contento. Allora, questo qui rompendosi ne formano due, non tre purtroppo. Intanto facciamo queste e vediamo come fare. Allora, è là che devo andare. Se riuscissi a vedere qualcosa, forse così riesco a fare qualcosa. Una. Beh, meglio di un pugno in un occhio. E qua ce ne ho altre due. Beh, volendo ce la posso provare a fare. Allora, intanto vediamo se ci riesco. Andiamo nella terza, più lunga, più lontano, siamo a posto, vai. E questa è una, perfetto. Andiamo a vedere l'altra qua, perché in teoria se io facessi così, esatto, questa riesco a prenderla e la porto a mano, quindi in teoria ce l'abbiamo fatta, dai, meno male. Era un problema. Ok, ce l'ho con questa. Andiamo di qua. Ecco qua. Dove che? Sì. Ho fatto una cacata. Ma adesso sono contento. Ok, è respawnata una qua. Adesso la prendiamo. Vediamo un po' come fare. Se ci riesco a salire. E mi fai salire. Ci denti. Ok, ce l'abbiamo fatta. Di qua. Via. Perfetto, adesso dovremmo andare di qua, in teoria, sì. Andiamo un po', uno, due e qua. Perfetto, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Buono, gustoso, tante piante. Olle, benissimo. Altro, vabbè, a parte di questo ovviamente. Un funghetto, ma niente di che, risorse varie ed eventuali. Questa... non si rompe, peccato. Vabbè, oh, ma c'è, vabbè, apri e chiudi, presumo, sì. Di che? Ok, io direi che anche questa è fatta. Poi vediamo, poi io volevo andare al Tartaro, che era qui, quindi vediamo in che direzione devo andare. Sì, ho ottenuto potenzialmente, lo so, molto gentile. La direzione è di qua, 69 in questa direzione. Vediamo un po' se riesco a raggiungerla. 40. Dice che devo andare sotto. No, è questa qui la strada. 24, 22. È qui. E qua. Fatemi vedere perché non mi è chiara la cosa. Ci debba entrare da qui. Andiamo un po'. Qui dice che c'è un incontro leggendario. Io sono un po' paura di entrare qua. Dovrebbe esserci il Tartaro qui. Fatemi vedere. A meno che non sia qui dentro, ma forse qui? Eh sì, è qua. Allora, come faccio a entrare qua? Perché devo aprire tre colli. Adesso li vediamo. Cosa? Oh, interessante. Vediamo un po'. Aia, questo ha l'aria di doversi fare con le frecce. Salve, è molto bello. Vediamo un po'. Ok, tutto chiaro, quindi facciamo così, sono a posto. E quindi devo andare qui di sotto. Vado a naso, perché non ho proprio idea io. Siamo morti. Beh, non è bello. Oh, salve! Lei è qui per. Vediamo un po'. Eccoci qua. Stai giù, grazie. E andiamo di qua. Ok, vai. Adesso dovrebbe essere tutto chiaro. Ok. Perfetto. Di qua, grazie. Di qua, grazie. Di qua. Sati. Mamma mia, che fatica, eh. Ok. Ce la dovremmo aver fatta. Vediamo un po' dove devo salire adesso di qua. Se ce la facessi, no. Ah, ce la fa. Beh, miracolo.
E quindi io cosa ho aperto? Ho aperto qualcosa. Sarebbe bello capire che cosa ho aperto grazie a quello. Due di questi. L'altro mi sa che è proprio qua. Far così. Qui però non dice freccia. Però vedete che... Scusate. Sembra strano, eh. Infatti l'occata. Se provassi così... No, perché non ce la faccio poi girare. Perché ho pochissimo tempo. È un bel problema. Perché ci posso stare solo io sopra. Si fa, perché sennò non lo facevano, insomma. Che discorsi. Però, insomma... Ecco qua, fatto, cioè, era facilissimo. Ok. Quindi che cazzo hai combinato? Avrei combinato qualcosa. Se non mi dici niente... Ma secondo me c'è qualcosa legato a questo? Che deve andare su? Probabilmente sì. Ma cazzo. Ma insomma, ci vuole tanta pazienza con me. Ok, andiamo qui. E abbiamo fatto anche questo. Perfetto, io direi che ce l'abbiamo fatta. Scusate, ma non avevo capito. Solo accidenti. Immediatamente. Ok, possiamo entrare. Lasciata. E andiamo al tartaro, finalmente. Speriamo bene di trovare una bella armatura o qualcosa. Perché ci serve. Io spero sempre in un'arma potente, inalata. Salve. Ok. Guardiamo bene se c'è qualcosa di nascosto, che ci sarà sicuro. Andiamo avanti. Sì. Ok. Oh, testa di cerbero. Cosa devo fare esattamente? Non capisco. C'è un modo per passarlo? Ok. Non l'avevo visto, scusate. Che cavolo, era una cacata, era una persona, ci è finito ovviamente un anno. Allora, vediamo se c'è uno schigno, un qualche possibilità di accedere. C'è lì qualcosa, ma secondo me ci si va poi. E nient'altro. Ok. Perfettico. Andata. Spero che effettivamente poi mi mandi là. Vediamo un po'. Finché so cosa fare, non è mica un problema. Quindi che lo so, è tutto a posto. Uno, due. Poi al terzo di qua. Perché ho sbagliato? Mi viene da pensare che sia qui. È strano però, E quindi adesso ci va quello di là. Allora, per me è così. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, fatica. Fatemi vedere se c'è qualcosa che devo fare. Che ci può arrivare, perché sono per rifarlo. Probabilmente qua. E qua effettivamente c'è qualcosa. Però non saprei dove arrivare, a meno che mi devo arrampicare qua sopra. Cosa che non mi sta... No, non mi fa fare. Dovrebbe vederlo bene, bisogna capirlo. Allora. Effettivamente lì... Per me ci si va. Adesso ci guardo. Finché non lo finisco non lo so neanch'io, perché non so dove porta. Quindi finiamolo. Ok, fatto. E qui ce n'è un altro. Salve. È bello grande e lungo, lei lo sa. E io dove devo farla? Allora fatto l'ho fatto, adesso ci riprovo, vediamo un po', perché sennò non so proprio dove andare. Allora, abbiamo fatto 1, 2, 3, salto 1. Ok, ho salto 1. Poi un altro a destra là, che però mi sembra che non ce l'abbia dato, quindi io proverei a fare questi due qua, che è questo, e non me l'ha dato. Che miseria. Allora, 1 2 3 salto 1 qui. Ok, me l'ha dato adesso.
Quindi laggiù nel, qui ne salto uno e ne metto uno qua, perfetto. Adesso devo scendere giù di uno qui. Ottimo. Vediamo se non sbatto. Scendo di uno, adesso devo saltarne uno e prendere un altro, quindi salto uno. Cavacca, ce l'ho fatta. Ok, l'ho saltato. E adesso sono qua verso l'esterno. L'ho sbagliato, era di qua. Allora, ero qua. Dovevo andare di qua. Ah, ok, scusate, vabbè, devo girarmi ogni volta e vedere il... Ok. Quindi è così, poi vado di qua. Ok. Salto uno. Vado qua, ok. Poi da qua vado giù qui. Perfetto. Poi qui ne salto uno. E vado qua, perfetto. E adesso ne vado uno qua. Ale, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che palle. Posto, andiamo via, per carità, che qui ho già fatto troppe figuracce. Adesso devo assolutamente trovare se c'è uno scrigno, perché se no rifarlo tutto sarà un bel problema. Effettivamente sì. Il problema è qual è il finale. Secondo me questo è lo scrigno e non è il finale, perché lì c'è un altro enigma. Ok, vai. Ok. Quindi azioniamo. Vai. C'è un tempo. Ok. Oh, un'altra foto? Ma non è per la foto, è per il... Allora, facciamo prima la foto, poi facciamo il tempo, perché sennò non riesco a fare tutti e due. Allora, foto e tempo. Ok. Niente, non ho fatto un cazzo, allora scusate. Off. Vai. Perfetto, l'ho fatta. Così almeno vedo. Allora, è il... prima devo capire com'è la scacchiera, da come devo vederla. La devo vedere... come la devo vedere? Adesso lo proverò. Allora, vediamo se la vedo per il così. Per il così è il primo lassù. I penultimo due, ok, ho capito. Sì, però non ce la farò mai. Quello che vorrei dirvi io. Uno qua... Ok, non è questa, quindi. Quindi non la vede per così. Bisogna anche capire come la vede. La vede per così. Quindi se la vede per così, primi due qua. Poi devo scendere qua. Aspetta. Il fatto è... Ok. Ho capito come la vedi, così. La vedi così. Ok, capito. Quindi così, così, così. Così, 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 ok. Così, perfetto. Così. Ah. Allora, uno, due. Devo capire come cazzo vuole lui, porca miseria. Ok. L'ho rifatto lo stesso errore. Allora, uno, due. Qua. Così. Quindi non è qui. Ma mi viene da pensare qui. Allora, io non ho altre... Ok, qua. Questo. Non mi viene in mente niente, perché i punti sono questi. Uno, due, tre, quattro. Se non è questo, adesso lo è. Allora perché l'ha trovato badato? Ok, non so, capisco. Vabbè, il volante l'ho fatto. Aperto.
Vediamo cosa mi dai. Oh, tutto questo è molto interessante. Benissimo. L'ho messo, maledizione. 20% di danni mentre sei a mezz'aria. Beh, non è proprio il massimo, comunque. Contro gli uccellacci è sicuramente utile. Benissimo. Andiamo avanti. Andiamo. E possiamo andare verso la fine del tartaro. Così ce l'abbiamo fatta. Ok. Vai. Bravissima. Ottimo. E una lacrima. Le lacrime più pesanti sono quelle d'amore. Non è dunque mai esistita una lacrima più pesante di questa, versata dal cuore spezzato della dea dell'amore. Per favore, come se solo Afrodite fosse stata mollata nella storia. Non è stata mollata, Zeus. Adone è morto. Ah. Io... Giusto. Piccola differenza, eh? Ok. Andiamo un po', cosa ci dai? Ottimo. Perfetto, ne mancano solo due. Bene, io direi ragazzi che per questo video è tutto, ci possiamo anche fermare qui. Io vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, direi per sapere cosa ne pensate. E poi adesso vi do sorpresiva. Ciao ciao. Ragazzi, piccolo extra, volevo andare a potenziare con voi un attimo le spade, la spada, non le spade, perché sennò non riusciamo più ad andare avanti, almeno un pochino più di danni li vorrei poter fare. Perfetto, così almeno facciamo 52, non è tanto, lo so, però sicuramente più di prima. Perfetto. Ok, sono contento, dai. Bella spadina, una bella spadina potenziata, tutti i fatica che abbiamo fatto, e sono tanto felice. Poi cosa c'è di bello nella che volevo prendere? Volevo prendere... cosa volevo prendere? Ho detto lo faccio con voi, lo faccio appena attacco il video. Questa qua, un'ambrosia, perché mi sembra che ne manchi una, se non sbaglio. Vediamo se me lo dice da qualche parte, non me lo dice, forse qua me lo dice. Volevo giusto vedere se manca uno, la facciamo anche questa, così siamo a posto. Non mi dici quanti ne ho, porca miserica. Però vabbè, andiamo a farla. Era di... che c'è era? Era quello rosso, scusate, mi sono già dimenticato. Andiamo a fare un attico, così siamo tutti felici. Così se riesco a fare il sesto, siamo a posto. Tanto sono 400 metri, facciamo presto. Poi ci salutiamo. So che avevo già fatto l'altro, ma ho detto dai, voglio fare questo extra, così almeno dopo off camera vado a fare tutto quello che c'è da fare. Scusate che cerco di mettermi un attimo a posto, perché sennò è un casino. Ok. Perché qui purtroppo un'altra cosa che sto lavorando è cercare di amplificare, di ampliare un pochino la resistenza, perché è veramente una roba indecente, non ne abbiamo mai. Ok, adesso la nostra spada fa di più, volevo provarla, sinceramente, per vedere quanto in più facesse. Però adesso andiamo pure qua a prenderlo, così facciamo anche un pochino più di vita in più, e mi fa schifo. Ok, proviamolo su uno di questi. Vediamo un po'. Vai! Beh, abbiamo fatto... Vabbè, questo è il soppiato, per carità, eh. Non ci provavo. Io l'ho schivato, eh. Per carità, mi sembra una cosa abbastanza buona. Sicuramente molto più che... E come usare l'ascia sempre, però una velocità della spada. Buona, vedete? Sì, adesso un'altra cosa, dai. Sono contento. Ok, stavo dicendo che devo andare un attimo qua e lo vediamo già. Sono contento. Vai. E ci siamo. Vediamo quanti ne viene. Adesso non faccio i calcoli bene. No, ho fatto i calcoli da cazzo. Siamo a 4, ne mancano 2. Maledizione, a me i miei calcoli. Vediamo un po'. Devo giusto vedere. Qui c'è un altro tartaro. Cripta inesplorata. Beh, adesso noi diciamo che andiamo un attimo qua. E poi nel prossimo episodio la esploriamo, così almeno abbiamo un altro di nostri, come posso dire, per aumentare un po' la resistenza, perché insomma è un po' un casino. Ok, ci siamo. Vediamo un po' com'è l'entrata. Oh, fiori, che questi servono. No, questo, grazie. Mi scusi, sa. Cos'è sta? Sto
insalata, non lo so. Devo andare giù. Fughetti, fughetti sono sempre buoni. Devo vedere se c'era magari in questo villaggio, a volte nei villaggi dentro le capanne ci sono delle sorprese non indifferenti. Però qui mi sembra che ci sia un casso. Vabbè, pazienza, andiamo. Allora, stavo dicendo, Tartaro, dove sei finito? Di qua, 141 passi. Aspettate che ci siano delle verdure qua, dei fughetti, che devo prendere assolutamente. Ok, qui dentro, perfetto. E ah, dobbiamo fare anche l'enigma? Ma gli enigmi sono sempre interessanti farli. Ok, ci siamo. Ci siamo. A 30 passi. Adesso devo solo capire come entrarci, che la faremo sicuramente nel prossimo episodio, perché questo sarà estremamente facile come al solito. Io lo renderò estremamente complicato come mio solito fare. Vabbè ragazzi, direi che allora ci salutiamo qua. Il saluto l'ho già fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.